Ragazzi, come state oggi? Sono qui per fare una nuova recensione con il Creative Team, hashtag Creative Team. Ecco, dovrebbe comparire qui magia dell'editing video, scarso da parte mia. Di cui fanno parte, oltre me, vi lascio comunque i link dei loro canali in descrizione: Dada Rose, Fiore98J, Italian Harley Quinn e Lady Giorgia, che devo davvero ringraziare perché mi menziona sempre nei suoi video. E quindi grazie mille, Giorgia. Anche lei ha appena recensito questo prodotto, quindi vi consiglio di vedere anche la sua recensione. E anche in questo caso è un prodotto della Nice Group. Non so se vi ricordate, ma grazie al loro vecchio kit ho imparato a fare la maglia. E ragazzi, mi sono appassionata, lo faccio spesso quando sono stressata mentre guardo un film. Sono ancora ferma alle sciarpe, prima o poi mi evolverò, comunque non divaghiamo. E come potete vedere qui c'è un'immagine di due ragazze con i capelli tutti colorati, perché per l'appunto questo kit serve proprio per colorarsi i capelli senza pensieri e si chiama Creative Neon Hair Color. E come ci dice la scatola con questo carinissimo artwork, ci basterà poi un colpo di spazzola per far andare via il colore dai nostri capelli, quindi non dovremo lavarli, non dovremo aspettare anni e soprattutto non dovremo decolorarli. Questo kit è consigliato dagli 8 anni in su. In effetti, ora che ci penso, io a 10 anni già cercavo di convincere mia madre a tingermi i capelli, quindi sarei stata molto contenta di questo kit. E qui di lato ci fa vedere anche i vari step, sembra molto molto semplice. E questi sono i colori che arrivano con questo set, sono 5, vero? Sì, sono 5. E sono l'arancione, il blu, il rosa, il viola e il verde. Questo è il retro della scatola dove possiamo vedere le nostre amiche di prima, che sono super fashion e lo confermano stando sedute a caso su un longboard, perché questo non è uno skateboard, è un longboard. Sto diventando molto esperta di skateboard, longboard and whatever. Prima o poi vi spiegherò il perché. E qui ci dice una delle cose più importanti di tutte, almeno secondo me, cioè che funziona sui capelli scuri. Perché se siete esperti di tinte come me, saprete che se volete fare colori molto brillanti, come ad esempio il fucsia oppure il viola o il giallo, per fare una tinta vera dovreste prima decolorarvi i capelli, che è veramente una noia se avete i capelli scuri perché li danneggia moltissimo. Poi c'è la ricrescita continua, insomma, ragazzi. No, da piccolo ho provato tutti i colori dell'universo e ora non so come facevo ad averne la forza. Se non siete interessati ad avere questo kit così grande o volete dei colori che non sono inclusi, come ad esempio il giallo, che invece qui è segnalato, potete anche prendere il refill, dove vedete c'è solamente un colore e ci sono ovviamente le istruzioni e tutto quello di cui avete bisogno. A me sono stati mandati anche il blu e il verde. Potete trovarli in tutti i migliori negozi di giocattoli, ma anche nei grandi supermercati. Attenzione, non in edicola, queste cose non sono oggetti da edicola e ci tengo a dirlo particolarmente. Ora apriamo la scatola e vediamo com'è l'interno. Poi sì, preparatevi psicologicamente perché mi vedrete in faccia e ci tingeremo i capelli insieme. All'interno non ci sono spiegazioni, effettivamente era tutto scritto in maniera molto chiara sulla scatola. Ci sono solamente i nostri colori infilati in questa cardboard, o meglio plastic board perché è plastica bianca. Ovviamente il primo che ho preso in mano è stato il rosa. Mi piace moltissimo che è tutto sparkly sparkly, vedete? E c'è scritto creative e direi che riconoscere il colore all'interno è abbastanza semplice. E sul retro c'è scritto anche da cosa è composto. E non so se vi ricordate che qualche anno fa negli Stati Uniti è andata di moda davvero tantissimo il tingersi i capelli con i gessetti e più o meno l'idea è la stessa, solo che i gessetti tendono davvero tanto ad asciugare il capello. Infatti qui all'interno hanno creato una sostanza molto molto simile al gesso, ma è stato mischiato con altre che invece sono incredibilmente ammorbidenti e che non rovinano il capello, quindi è abbastanza geniale come cosa. Vi dirò di più, la trovo una cosa perfetta anche per gli adulti. Per aprirli ci basta fare così. E wow, ecco il nostro rosa. Lascia davvero tanto colore, vedete? E ricorda un pochino effettivamente il gesso. E qui dall'altra parte c'è una spugnetta come quella che trovate nei fondotinta, se li avete mai provati, spero di no, io odio il fondotinta, che ci serve per l'appunto per applicare il prodotto in maniera omogenea sul capello. Ora devo pensare seriamente a che colore fare sui miei capelli. Ed è davvero difficile scegliere che colore utilizzare e ho qui con me anche la mia spazzola preferita per vedere quanto va via facilmente il colore. Quindi ok, iniziamo ad applicarlo. Ecco il viola. Questo
Guardate! È super brillante, come se avessi decolorato i capelli prima. Guardate soprattutto qui in fondo. Wow, come stai bene con tutti i capelli viola! No, 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 non farmi venire strane idee. Ovviamente più volte lo passerete, più il colore diventerà intenso. E guardate. Wow, senza decolorazione o altro direi che è davvero un ottimo risultato. Lascio un pochino di colore sulle mani, vedete? Ma è normalissimo, perché come vi ho detto principalmente è come i gessetti. Ora vediamo se va veramente via, come dice. Viva l'elettricità statica! Ok ragazzi, li ho passati un pochino con la spazzola, non tantissimo, e ovviamente elettricità statica ovunque. Come potete vedere c'è stato un grande scambio di neutroni tra la mia spazzola e i miei capelli, perché sono completamente elettrostatici, però sì, mi sembra che il colore sia andato via quasi completamente. Come potete vedere, a parte i miei capelli, che schifo direte voi, sì scusate, è rimasto un pochino di colore sulla spazzola, ma vi basterà sciacquarla, insomma non è niente di che, visto che quando ero giovane, quindi 15 anni fa, ero fatta la frangia blu e qui abbiamo il colore blu. Voglio provare a rifarlo e vediamo come starei ora, 10 anni dopo. Ecco qui il nostro colore. E intanto la luce è scomparsa. E intanto ragazzi, votate nei commenti e fatemi sapere quanti di voi sono della mia stessa idea, cioè che dovrei rifarmi il naso. Su, scrivetelo nei commenti, secondo voi dovrei rifarmelo? Non so quanto costi e non me ne frega niente se lo devono spaccare o lo devono smaciullare, basta che non sia più così. Non dovete neanche premere tanto per lasciare giù il colore. Eccomi qui, come vi sembra ho fatto un pochino anche le punte. Mi piace perché non sono stata qui bene perché sto usando uno specchietto piccolo che ho messo dietro la telecamera, quindi non vedo benissimo, però mi piace che si siano mischiati un pochino al mio colore di capelli naturale. E sinceramente mi sta anche bene e sono abbastanza contenta del fatto che quando tornerò a casa stasera passerò la spazzola e andrà tutto via, senza essermi dovuta decolorare i capelli e senza essermeli rovinati, insomma. Sinceramente trovo questo kit fantastico. Non pensavo, che vi consiglio tantissimo non solo per carnevale, ma se avete mai voluto provare ad avere i capelli di uno di questi colori molto accesi. Quindi lo consiglio a tutti e non solo ai più piccoli e soprattutto non solo alle ragazze, ma a chiunque voglia avere i capelli colorati solamente per un giorno o per una serata, insomma, per divertirsi. Penso che lo userò moltissimo, soprattutto ora che arriva l'estate. E una cosa che mi piace ancora di più, da quello che c'è all'interno, non è neanche particolarmente inquinante, quindi è davvero un buon prodotto sotto tutti i fronti. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi siete mai tinti i capelli o se avete acquistato qualcosa di simile in passato, se li avete acquistati. Vi lascio il prezzo giù nella descrizione, non nei commenti, ma fatemi assolutamente sapere perché sono curiosissima. Ci vediamo domani con una nuova recensione. Di ora, ragazzi, finisco di truccarmi ed esco così. E mi farò anche una foto sul mio Instagram, così vedrete che non sto scherzando. In ogni modo, vi ricordo che sono su Instagram, Facebook, ecco, magari devo lavarmi le mani prima, e Twitter. E ci vediamo domani con una nuova recensione. Grazie mille per seguirmi sempre. Un abbraccio grandissimo, vi voglio bene. E fatemi sapere che cosa ne pensate della mia frangia blu. Io penso che mi doni.